Io non dimentico mai che, insomma, nel mio passato sono stato oggetto di non solo di un attentato, ma di pistaggi e depistaggi. Sull'episodio che riguardava il sequestro e poi l'assassinio di Italo Toni e Graziella De Palo. Quindi ne riferì all'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria di Roma dal 2019 ad oggi praticamente avrà fatto sì determinati accertamenti, non è stata fatta nessuna richiesta di archiviazione e la signora che ha ormai 98 anni, insomma, vorrebbe chiudere la sua vita sapendo almeno qualche cosa. Pensi che a Beirut c'erano e andavano a braccetto banchieri ebrei, banchieri arabi, banchieri siriani, banchieri libanesi. Con che navi lei si le ricorda? Zanobia. Nave Zanobia. 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 Sono tutti e a Damasco chi c'era? C'era il giovanissimo Putin, guarda caso. Massimo D'Alema. Massimo D'Alema era il personaggio che aveva entrature veramente grosse in Libano.